Buonasera Parigi. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, ti abbiamo chiamato, hai seguito questo dibattito, sei l'incarnazione di una contraddizione che oggi è esplosiva. Ti chiedo una cosa, quanto costa quel Rolex che avevi durante quell'intervista? Durante quell'intervista avevo un Daytona verde, quindi 8.000 euro. 8.200. Però hai tre Rolex già. Sì. E quanto valgono ognuno? Il tempo va molto più adagio per lui. Più d'oro è l'orologio. Sì, lei quanti anni mi dà? Pochi. Ne ho 28, quindi il tempo veramente va piano per me. E io quanti ne ho? Lei è un giovanissimo. È un ragazzo. È un ragazzino. Questo orologio che cos'è? È un, non so se posso dire il nome, è un Rolex Daytona Chocolate in cinturino di coccodrillo. Sono curioso, tu li frequenti, ricchi, io li vedo raramente. Mi affascini. Alla tua età ancora ste cagate qua. Oliviero. Cosa si fa? No, ma scusa. Perché cosa fa? Gli tira l'uccello di più così? Ma non ho possibile. No, però le assicuro che le ragazze apprezzano. Le ragazze fanno il coglione. Un chocolate. Con il cinturino coccodrillo, questo quanto costa? 27.400. Madonna. Perché ti piace portarlo? No, allora, beh, partiamo da un semplice discorso. Cioè, prendete solo quell'orologio e quanto guadagneranno loro nei prossimi 10 anni. Ma partiamo da un presupposto, che ognuno ha le passioni proprie, ognuno coltiva le proprie passioni come meglio crede, ovviamente. Io ho preso da mio padre questa passione per gli orologi, non è che ne abbia 10.000, non è che ne compri uno al giorno, no, ne ho 27.000 euro l'uno, no. Tre già sono... Beh, sicuramente, però... mezzanotte e un quarto. È uguale, paga. Io costo 100 euro. E è più bello del tuo, fra l'altro. No, beh, sicuramente. Va bene, fatelo finire. No, comunque dicevo cioè, che... Cioè, perché ti piace... portare il tuo cioccolato in giro. Allora, questo è un argomento meramente materialistico e in questo caso è lo stesso motivo per cui porto questa giacca. Perché credo che, siccome fisica madre natura non mi ha dato, non è stata molto buona con me, mi ha tolto l'altezza, mi ha tolto la magrezza, quindi allora io cerco di sopperire, no, scherzo a parte, però, nel senso, è una passione, grazie alla mia famiglia, attenzione, io non ho tutto questo perché me lo sono guadagnato. Io ho questo perché mio padre ha fatto dei grandissimi sacrifici, perché a 13 anni è rimasto orfano di mio nonno e si è ritrovato figlio maggiore di 5 fratelli, con 5 fratelli a carico della nonna, cioè di sua madre, casalinga. E lui a 13 anni, prima di andare a scuola, andava a scaricare al mercato ortofrutticolo di Teheran la frutta e la verdura da uno zio. Poi dopo andava a scuola. Però questa è la storia di tuo padre. No, certo, voglio dire, però all'inizio, all'origine di questa ricchanza, visto che il programma a cui partecipa si chiama così, c'è stato un sacrificio. Non è che è nato così.